Tante, non possiamo che partire dal ricordo dell'operaio che ha perso la vita nel 2021 proprio per costruire quest'opera che riteniamo fondamentale per le infrastrutture siciliane, ma anche per la viabilità della Sicilia e della provincia di Messina. Proprio ieri che è stato dato la fiducia sulla costruzione del ponte sullo stretto e si va avanti verso la costruzione del ponte sullo stretto, riteniamo che il viadotto Ritiro e tutto il sistema Ritiro, che verrà ripristinato entro il 9 agosto, che mancava da lontano 1997. Quindi riteniamo che quest'opera sia un'opera strategica. Già dalle prime battute il governo Schifani, il presidente della regione e tutto il suo governo siamo stati a monitorare passo dopo passo tutti i centinaia di cantieri che sono dislocati nell'intera Sicilia. Abbiamo lavorato sulla Palermo-Catania, dopodiché il presidente della regione è stato nominato commissario di governo e i risultati dalle chiusure dei numerosi cantieri si stanno vedendo. Chiuderemo tutti i semafori, non ci saranno più semafori, tutti i cantieri sulla Palermo-Agrigento per dare la possibilità di far veicolare i soggetti che vorranno far visita ad Agrigento come capitale della cultura già nel dicembre 2024. Oggi il sistema Ritiro, che sarà aperto nel viadotto e poi tra due giorni nella galleria e giorno 9 nelle intere due carreggiate. Beh, è un passo avanti, oggi si apre il viadotto Ritiro, ma in realtà è il primo giorno nel quale iniziamo un percorso che durerà una decina di giorni, che ci porterà ad aprire completamente il sistema Ritiro con i due svincoli di giostra, i due svincoli di boccetta, quindi la città avrà respiro sicuramente per il controesodo. Contiamo di rendere il traffico molto più fluido. È un passo avanti, ma da domani si lavora su altre emergenze, su altre incompiute, sulla Messina-Palermo. Ci sono i due viadotti, il Buzzo e il Furiano, che devono essere riaperti, sono chiusi dall'ispezione ministeriale del 2021. C'è la tangenziale da rifare, il governo ha stanziato circa 25 milioni di euro, quindi ci sono tante sfide da affrontare. Vorrei dire sommessamente che negli ultimi sei mesi abbiamo aperto Modica, abbiamo aperto la galleria di Letoianni, abbiamo aperto il viadotto Ritiro oggi, quindi andiamo avanti con grande umiltà e consapevoli che dobbiamo fare ogni giorno meglio di quanto abbiamo fatto il giorno prima.